Siamo con Nicola Manente di Forza Jesolo per parlare di un problema che rischia di diventare un'emergenza molto grave per il litorale della provincia di Venezia. Parliamo di località come Jesolo, Caorle, Bibione e ci sono dei problemi di manutenzione delle spiagge che voi denunciate a poche settimane dall'inizio della stagione balneare. Che succede e di chi sono le responsabilità? Il problema ha un nome ed è vuoto politico. Quest'anno, a differenza di tutti gli altri anni, siamo col Consorzio Venezia Nuova commissariato, causa scandalo Mose, Consorzio Venezia Nuova che fra le altre attività aveva anche quella di eseguire il ripascimento su tutta la costa veneziana. Essendo commissariato c'è un vuoto politico perché consorzio chiuso e la politica non si sbriga a decidere chi e quando dovrà fare questi lavori di ripascimento. Risultato da sottomarina. Passando per Cavallino Tre Porti, Jesolo, Eraclea, Caorle fino a Bibione, siamo con dei tratti di arenile totalmente inutilizzabili causa mareggiate. Un fenomeno che si ripresenta ogni anno, ma da quest'anno, per il 2015, non c'è chi di solito eseguiva il lavoro. Siamo molto preoccupati. Abbiamo denunciato la questione con tanto di documentazione fotografica a tutta la politica, compresa la nazionale. Ad oggi non abbiamo ancora nessuna risposta. Vediamo chi avrà il coraggio di prendersi l'onere e di risolvere questo dannoso e gravoso problema. Ricordo solo un dato economico, che le presenze turistiche della provincia di Venezia corrispondono a circa il 40% di tutte le presenze della regione Veneto, secondo posto al mondo visitato, in Europa, non al mondo, e le sole città balneari fanno circa 25 di questi 40 milioni di presenze turistiche, quindi un indotto economico grandissimo che non riguarda solo le città dove c'è la spiaggia, ma anche l'interno con tutti i comuni e le imprese artigiane e commerciali che lavorano in funzione della spiaggia. La regione sta per andare al rinnovo del vertice, ci sono fra poco le elezioni e lì avete interpellato, immagino, anche la regione. Che risposta avete avuto? Nessuna risposta, abbiamo interpellato tutti, sembra che la risposta arrivi prima dall'opposizione che non da chi oggi governa il Veneto e da chi ha effettuato fino a quest'anno il ripascimento. Quindi è veramente una cosa indegna. L'opposizione cosa dice? L'opposizione si è mossa, ci ha contattato per avere dettagli e documentazioni in merito. Adesso noi stiamo preparando delle schede tecniche con dei consulenti che seguono proprio per professione la gestione geologica di quello che è il nostro territorio. Chiedendo e dando delle risposte, però a prescindere da quella che può essere l'iniziativa che vada a definire in totale risoluzione il problema del litorale, serve subito una veloce attività per fare la stagione 2015, diversamente rimarremo senza spiaggia. Quando si riferisce all'opposizione, intende dire l'Alessandra Moretti oppure il candidato Berti di 5 Stelle? No. Assolutamente, nello specifico è lo staff di Alessandra Moretti, della candidata presidente. Sono gli unici che si sono resi disponibili seriamente per risolvere il problema. Vediamo che cosa succederà se le parole seguiranno i fatti con la richiesta che ci hanno fatto.